Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi, a grande richiesta, faccio un video in cui faccio un po' di brush lettering, lo facciamo insieme. Allora, innanzitutto volevo dirvi che nell'info box metterò il link per scaricare dei file. Li ho messi sia in formato JPEG, quindi immagine, sia in formato PDF, quindi in Adobe. Allora, io andrò ad utilizzare la Pentel, quindi il brush pen della Pentel, quelli che vi ho fatto vedere nel video appunto in cui vi mostravo tutte le mie brush pen, e questa dalla Tombow, che è quella un po' più dura, quindi per chi inizia. Allora, innanzitutto vorrei parlarvi di questi fogli che ho messo, che metto a disposizione. Allora, metto anche a disposizione i fogli puntinati. Quindi se volete stamparvi in formato sia PDF che JPEG dei fogli puntinati, potete stamparveli. Allora, ho fatto anche questi fogli, che ho marchiato col mio nome, dove praticamente ci sono delle righe, quindi delle righe e dei puntini. Allora, come si usano queste linee? Praticamente le due linee marcate, diciamo, quindi che sono continuate, sono le linee in cui stanno le lettere piccole. Quelle puntinate, quindi sopra e sotto, è la linea massima su cui arriva una lettera, e qua è la linea più bassa dove si scrive. Per esempio, se io voglio scrivere non so, per esempio la L, quindi parto dalla base, quindi sulla riga, diciamo sulla terza riga, arrivo fino in alto, che è il mio massimo della lettera, e poi scendo e torno sulla mia riga di base. Se invece voglio fare, per esempio, la G, quindi inizio a fare la mia G e arrivo fino a toccare la riga sotto. Quindi ripetiamo, qui è la base su cui vado a fare le lettere. Qui in alto è il massimo dove arriva la lettera piccola. La prima riga puntinata in alto è il massimo, la linea massima su cui arrivano le lettere quando salgono, e la riga puntinata qui in basso è il massimo su cui arrivano le lettere quando scendono. Spero di essermi spiegata bene. Poi per questo foglio potete usarlo un po' come volete, ecco, diciamo che queste sono, almeno io avevo visto dei tutorial quando ho iniziato io a fare il brush lettering, e facevano in questo modo. Ho messo a disposizione anche un altro foglio con già delle cose compilate, quindi è un foglio di esercizi. Allora, qui abbiamo le linee che salgono e che scendono, quindi quando fate una linea che sale dovete fare la riga sottile, quando scendete invece calcate. Quindi questo è il principio del brush lettering. Quindi si sale leggero e si scende calcando. Mi salgo, scendo, e compilate tutta la riga, di modo che almeno fate un po' di esercizi. Poi se volete, appunto, vi stampate il foglio bianco e andate avanti. Qui ho fatto una lettera U, quindi cos'è il movimento? Qui si scende, quindi si calca, e poi si sale, quindi si sta leggeri. Quindi dovete fare il movimento, quindi scendete calcando e poi salite leggere. Quindi scendete calcando e salite leggere. E così via. Giù calco, salgo, sto leggero. Quest'altro esercizio invece è il contrario, quindi prima parto, salgo, quindi vado leggera, e poi scendo e calco, quindi salgo leggera e scendo calcando, e quindi vado, quindi salgo leggera e scendo calcando, salgo leggera e scendo calcando, salgo leggera e scendo calcando. Altro esercizio, una specie di E, cioè diciamo che è una E. Quindi qua cosa bisogna fare? Allora,
prima si fa il movimento salire, quindi si sale, per cui si va leggeri, poi si curva e si scende, per cui si calca, e infine si risale, quindi leggero. Quindi salgo leggero, curvo, calco e scendo e risalgo. Salgo leggero, curvo, calco, scendo e risalgo. Salgo leggera, curvo, calco, scendo e risalgo. Altro esercizio, questa specie di S. Qui, anche qui, si sale, quindi si va leggeri, si curva e si scende, per cui si calca, e poi si curva e si risale, quindi si va leggeri. Quindi salgo leggero, curvo, scendo, calco, ricurvo e salgo. Salgo leggero, curvo, scendo e calco, curvo e risalgo. Salgo leggero, scendo, calco, curvo e risalgo. Poi qui abbiamo questa L e questa volta la facciamo andare appunto sulle linee più grandi. Quindi qua è sempre si sale leggero e poi si scende calcando e poi si fa una risalita leggera. Quindi salgo leggera, scendo e calco e risalgo leggera. Salgo leggera, scendo e calco e risalgo leggera. Salgo leggera, scendo e calco e risalgo leggera. Poi altro movimento da provare è questa S gigante e qui i movimenti da fare sono: salgo leggera, scendo calcando e faccio la S e risalgo leggera. Quindi salgo leggera, scendo calcando e faccio la S e risalgo leggera. Leggera, scendo, risalgo leggera. Leggera, scendo calcando, risalgo leggera. Infine, l'ultimo esercizio di oggi è questa specie di ghirlanda, di rigori, e qui il movimento è vado in orizzontale e sto leggera, poi curvo e scendo calcando, poi ricurvo, sto leggera, quindi vado verso destra, sto leggera, e vado verso sinistra, calco. Quindi vado verso destra, leggera, giro, vado verso sinistra, calco, giro, leggera, giro, calco, giro, leggera, giro e calco, giro, leggera. Ok? Quindi destra sto leggera, sinistra calco, destra leggera, sinistra calco, destra leggera, sinistra calco, destra leggera. Rifacciamolo. Leggera, sinistra calco, destra leggera, sinistra calco, destra leggera, sinistra calco e destra leggera. Bene, per questa prima esercitazione è tutto. Stampatevi pure i fogli, esercitatevi più che potete. Man mano vi esercitate, vedrete che riuscirete a fare il tratto leggero e quello più pesante. Per iniziare appunto vi consiglio di utilizzare questi della Pentel oppure questo della Tombow. Vi avevo lasciato i link dall'altra parte. Quelli della Tombow, se non sbaglio, si trovano anche su Amazon. Cercateli come Tombow Fudenosuke
e dovreste trovare, quindi magari riuscite ad averli anche prima rispetto ai tempi del link che vi ho dato su Etsy. Spero che questo mio video vi sia stato utile, vi sia piaciuto e soprattutto che vi faccia piacere che vi abbia appunto messo questi file. E poi fatemi sapere se volete andare avanti, che magari insieme poi facciamo tutto l'alfabeto. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!